Ciao Fabio, eccoci qui alla seconda puntata di Aprendo Imprendo, tecniche di apprendimento per imprenditori cool. Ieri ci siamo lasciati sul principio di Pareto 80-20 o 90-10 in merito alla lettura. Ci raccontavi che l'80% del testo è portatore del 20% del contenuto, e del contenuto importante quantomeno. Oggi riprendiamo praticamente da questo aspetto e andiamo a vedere cosa può interessare agli imprenditori nell'ambito della lettura. Cosa ci racconti Certo, oggi? sì, il tema della lettura è molto interessante. Noi dedichiamo tantissimo tempo, non solo a scuola, ma anche poi nella vita. Pensiamo nella giornata media quanto leggiamo. Non dobbiamo considerare la lettura naturalmente solo di libri, ma pensiamo alle email che leggiamo, messaggi, articoli di giornale sul web. Leggiamo un sacco di informazioni. Okay? Quindi è sicuramente un'attività che richiede molto tempo e di conseguenza se riusciamo a migliorarne l'efficienza e l'efficacia è tutto riguadagnato naturalmente. Un elemento chiave, subito da considerare per migliorare la lettura, riguarda la concentrazione. L'abbiamo un po' anticipato nel video precedente. Se voglio leggere in modo più rapido e comprendendo bene quello che sto leggendo, devo cercare di essere focalizzato su quello che sto facendo. Devo cercare di leggere senza fare altre cose nel frattempo. Quindi dedicare uno spazio apposito per la lettura, privo di distrazioni più possibile, insomma, no? Perché tutto ciò altrimenti va a distogliere le nostre risorse mentali che invece possiamo dedicare e concentrare sulla lettura. A livello pratico può anche aiutare per la concentrazione utilizzare dei piccoli, anche micro esercizi che si possono fare prima di mettersi a leggere, per cui uno semplicissimo può essere semplicemente respirare per un minuto, ad esempio, quindi concentrandosi sull'aria che entra e sull'aria che esce. Questo è un esercizio molto semplice da fare, poi chi è esperto di tecniche, dallo yoga, la meditazione, eccetera, sa benissimo di cosa sto parlando. Troviamo in questo modo un punto di attenzione, un punto su cui porta la nostra attenzione. Può essere il respiro. Se non viene facile, un trucchetto che si può utilizzare è anche questo. Prendere un oggetto, qua ho un pannarello in questo caso, possibilmente un oggetto insignificante, su cui non ci sia molto da dire, e concentrare l'attenzione su questo oggetto. Cioè, come dire, utilizzare un oggetto che faccia da ancora, ok? Un'alternativa al concentrarsi sulla respirazione. Se viene più facile un oggetto esterno, può andare benissimo. Quindi cercare di fare in modo che non esista altro nell'universo di questo oggetto. Osservarlo e pensare solo a questo oggetto. Questo serve semplicemente a incentivare lo snebbiamento in qualche modo, perché noi abbiamo un sacco di rumore di fondo nella nostra mente che fa interferenza. Più siamo alleggeriti, diciamo, da tutti questi pensieri che corrono da tutte le parti, più rendiamo nell'apprendimento e nella lettura in questo caso. Alcuni monaci zen hanno anche, tra l'altro, raggiunto il nirvana con queste tecniche, quindi Ecco, insomma, auguriamo a dai! tutti i nostri imprenditori di arrivare prima o poi anche a questi stadi, insomma, trascendenti, visto che Assolutamente qua. sì, assolutamente sì. Però, Sì, invece, sì, sì. Sì. tornando al concreto, no, e volendo parlare di alcune tecniche, no, di lettura veloce, adesso questo tu ci hai parlato delle fasi, diciamo, preliminari, no? Cioè, prima di Sì. mettermi a leggere, faccio un po' di Certo. esercizi di focalizzazione, mettiamola così. Ecco, Certo. che tecniche invece suggerisci quando io invece prendo il testo in mano e inizio a leggerlo? Ecco, una tecnica che mi sento di suggerire, che è legata ad una abitudine disfunzionale, è questa. Allora, l'abitudine disfunzionale ce ne sono diverse, ma questa è molto interessante, riguarda il fatto che quando noi leggiamo tendiamo a ritornare all'inizio della frase, comunque fare dei salti all'indietro, perché ci sembra di non aver capito. In qualche caso può essere vero, in alcuni casi ci sono testi complessi o addirittura oscuri, per cui bisogna leggere 2 o 3 volte per capire quello che c'è scritto, e quello ci sta. Il problema nasce quando diventa un meccanismo ormai automatico. Quindi continuamente finiamo la frase, la rileggiamo col dubbio di non aver capito. Questo si manifesta nella sua pienezza quando si legge a letto. Quando si legge a letto e comincia a avvicinarsi Morfeo col suo richiamo, cosa accade? Che leggiamo e torniamo indietro. Leggiamo e torniamo indietro, per cui una pagina dura mezz'ora, come dire, no? E poi mettiamo giù il libro di solito e dormiamo. Allora, se noi cerchiamo di uscire da questo incastro per cui continuamente torniamo indietro, questo sarà di grande beneficio. Come si può fare? Un esercizio, un allenamento che possiamo fare è questo. Proviamo a prendere dei testi e li leggiamo, ad esempio 3-4 pagine per dire, no? Mi alleno su questo. Provo a leggere senza mai tornare indietro. Quindi razionalmente decido di fare così. Guiderò il mio occhio affinché non torni indietro. L'esempio che faccio nei corsi di solito su questo aspetto è come dire, proviamo a leggere un po' come se fuori dalla nostra finestra passasse il Giro d'Italia e passasse il nostro ciclista preferito. Il nostro ciclista preferito passa sotto casa nostra una volta nella vita. Quindi noi dobbiamo guardare fuori e lo vediamo passare. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo stare al 100% in quello che stiamo facendo. Facendo questo possiamo tranquillamente andare avanti senza dover tornare indietro. Ribadisco, naturalmente ci sono casi in cui il testo è complesso,
tu sai bene che testi di filosofia, no, possono essere una sfida impegnativa, e quindi lì ci sta che magari non torni indietro. Sì, alle volte li scrivono apposta complessi, nel senso che magari qualche filosofo non vuole farsi capire, però va non bene. Non vuole farsi capire. Andiamo avanti. O in qualche volta magari, correggimi se sbaglio, vuole far sembrare più pomposa la cosa, no? Di quello che è realmente, che magari è un po' più semplice, no? Darsi un buon tono anche. E da qui, insomma, l'espressione parlare in filosofese, no? Quindi, in filosofese, esattamente. Ok, quindi immaginiamo di guardare il nostro ciclista che passa, concentrati al 100%, lo seguiamo, perché questa è l'occasione, siamo presenti al 100% e andiamo in avanti. Ok, facciamolo come allenamento. Beh, allora, senti, facciamo così. Immaginiamo un imprenditore che debba leggere, che ne so, mi immagino il Sole 24 Ore, perché è la cosa più evidente che mi salta all'occhio, no? Come fai? Tu ricevi il Sole 24 Ore che è zeppo di articoli, no? Ci sono pagine e pagine di articoli, tante cose, e quindi come fai tu a dire, ok, stamattina durante la colazione mi leggo il Sole 24 Ore perché mi interessano le notizie di questo quotidiano, però non ho il tempo di leggerlo tutto, però lo leggo velocemente, quindi non ricordo. Quindi tu come consigli di approcciare? Ecco, in questo caso mi viene sicuramente da consigliare ciò che raccomandava Tony Buzan, che è stato uno dei massimi, forse il massimo esperto sul miglioramento dell'apprendimento a livello globale proprio, che lui proponeva questo riguardo alla lettura. Se hai un quotidiano, come nel caso nostro del Sole 24 Ore, prima lo sfogli e scegli, torniamo sempre al principio di Pareto anche lì, no? Scelgo quello che mi interessa e scarto il resto, come dire, perché non tutto è importante per quello che mi interessa a me o all'imprenditore nel caso, no? Scelgo gli articoli, tutti quelli che dovrò leggere, 1, 2, 3, 5, quello che sarà, quelli che mi interessano. Cosa faccio, dice Buzan? Ritaglio gli articoli e butto via il giornale. Mi trovo a leggere fisicamente solo gli articoli che mi interessano, senza alcun tipo di interferenza o di tentazione che possa ridurre la mia concentrazione, la mia attenzione. È interessante, questo magari viene meglio anche online, dove hai la pagina del singolo articolo, però lì devi essere bravo appunto a dire, ok, ho scelto questi articoli, non mi dilungo in altri, che magari, perché poi online ci sono i link spesso dentro gli articoli, eccetera. Quindi gli ipertesti, quindi i link, sono un grosso rischio per la concentrazione. Lo so benissimo, lo so benissimo. Va bene Fabio, io direi che però oggi ci fermiamo qua. Domani invece parleremo di un altro argomento estremamente interessante, che almeno a me interessa tantissimo, cioè le mappe mentali, che so che è uno dei tuoi cavalli di battaglia. Quindi io ti ringrazio, ti saluto e noi ci sentiamo domani. Ciao Fabio. Ciao Cristian, grazie. Ciao.